Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene. Dicevo in una puntata precedente che la cosa più triste di questi stati generali è il fatto che sono solo una droga mediatica. Serve questa cosa qua a mantenere viva l'attenzione del giornalismo, della comunicazione sul nulla. Un giorno il Presidente del Consiglio dice abbassiamo l'IVA, il giorno dopo dice beh ci dobbiamo ripensare, il giorno si dice dobbiamo abbassare il cuneo fiscale, il giorno dopo si dice però dobbiamo andare per gradi. Ora, senza andare a scomodare Eccetto la Qualunque oppure quei comici che raccontano che i delfini ritorneranno sulle spiagge, beh basta ascoltare cosa dicono i partiti, come dire, che sostengono il governo in questo momento, cioè abbassiamo le tasse, più lavoro per tutti, quelle frasi insomma che in un film comico non ci starebbero male. Di fatto siamo al nulla più assoluto, le imprese non hanno avuto un euro di contributo a fondo perduto, molte di loro non hanno ricevuto i contributi INPS, la cassa integrazione ad alcuni lavoratori dipendenti non è arrivata, molti contributi attesi dalle imprese non sono arrivati, non c'è stata nessuna manovra di bazooka annunciato e l'unica cosa che è stata dichiarata è stato dare 400 miliardi, poi 750, insomma i numeri sono esplosi durante la primavera. Sapete quanti miliardi sono stati presi dalle aziende tramite il sistema bancario? Bene, la risposta è il 9% di quelli stanziati. Ora, se in una società privata un manager sbagliasse il budget, dell'81% sarebbe licenziato in tronco. Perché se uno tiene il 9% dei finanziamenti, attenzione, non i finanziamenti erogati, le domande arrivate, perché il dato pubblico di quanti finanziamenti effettivamente sono stati erogati alle imprese non c'è. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che probabilmente il dato è talmente vergognoso che non hanno nemmeno il coraggio di pubblicarlo, quel dato lì. Noi sappiamo che il 9% di domande sulle risorse stanziate teoricamente in termini di garanzia al sistema bancario sono state quelle richieste, cioè il sistema imprenditoriale è al collasso, solo un cieco può far finta di non vederlo. Sono arrivate il 9% delle domande rispetto al 100% degli aventi diritto, cioè niente. Errore di budget dell'81%, un terzo di quelle domande sono per i famosi 25.000 euro, cioè una partita di giro per pagare le tasse quest'estate. E loro vanno a Villa Panfili a fare Giuseppe XVI in mezzo ai suoi cortigiani. È una vergogna. Buona economia umanistica. Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene.